trovati a tutti i nostri ascoltatori. Sono Valentino e questa è Spyvolution, la nuova dimensione del benessere. Come passare dal vecchio sistema spa al nuovo sistema unico ed innovativo. La rubrica di Giulia Randazzo dedicata al mondo spa e wellness. Ogni giovedì, Giulia Randazzo, spa supervisor dalla grande esperienza internazionale, proprietaria e fondatrice dell'azienda Spyvolution, ci darà consigli sulla corretta gestione di un centro wellness, condividendo con noi ascoltatori segreti e strategie per aumentare i profitti e sostenere il proprio business nel settore del benessere e della cura del corpo. Spyvolution va in onda tutti i giovedì alle ore 10, alle 14, alle 17, alle 21, il sabato alle ore 14 e la domenica alle 17. E per la puntata di quest'oggi di Spa Evolution, come al solito abbiamo in collegamento la Spa Supervisor Giulia Randazzo. Buongiorno Giulia. Buongiorno Valentino, da tutti gli ascoltatori di Meteor Radio. Anche questa volta, come ormai tutte le volte, titolo molto impegnativo ed interessante. Oggi parliamo del giusto target di clientela. Esattamente, proprio stabilire il target è una necessità che condiziona la qualità del prodotto e non solo. Infatti condizionerà delle scelte di immagine globale del progetto che incideranno sicuramente nell'investimento. Per essere semplici, il target nei resort è indicato dalle stelle assegnate alla struttura e all'interno di queste ha un peso il valore della camera. Infatti esistono in Italia hotel 4 stelle che passano ad un prezzo camera di 80 euro a 200 euro e più, quindi è logico pensare che i fruitori sono di categorie di target diversi. Per le strutture cittadino spa city in hotel che possono assorbire clientela dall'esterno, determinare il target è più difficile ed è necessario farlo attraverso lo studio del mercato in cui la struttura è posizionata. A seconda dell'ubicazione il target può essere molto diverso. Faccio degli esempi: struttura metropolitana in città fino a 100.000 abitanti, struttura metropolitana in città fino a 250.000 abitanti e una struttura metropolitana in città da 500.000 abitanti. Tanti oltre. Certo, anche in questa divisione è necessario prendere in considerazione il tipo di città, ad esempio le città d'arte reagiscono in modo diverso da città prettamente d'affari o ubicate in posti di grande turismo. In queste città il posizionamento all'interno delle città è molto importante, ma sicuramente una parte dei clienti dal 50% in su sono abitanti delle città, quindi il target verrà definito da categorie di tipo economico con un conseguente intervento di marketing esterno. Allora è necessario controllare bene quali e quanti potrebbero essere i competitor della nostra attività ed è buona norma appunto visitarli e provarli per capire il loro posizionamento. Ma si può quindi calcolare il volume dei possibili clienti? Sì, da una dimensione del mercato in cui si mette è il conseguente progetto dell'area che determinerà gli investimenti. Ogni azione dello studio di fattibilità è collegata e concatenata proprio alla modifica di un intervento che genera il cambiamento di un'altra, per cui l'area, il mercato, il flusso, l'investimento e i ricavi. Il calcolo del volume totale dei possibili fruttori ha due finalità: determinare un'area totale della spa, determinare numericamente la quantità di fruitori. Queste finalità determinano l'investimento e anche i ricavi conseguenti nel management della storia della nostra attività. Ritorniamo anche ancora sulla suddivisione tra prodotto e servizio, quindi sul tipo di attività prese in considerazione, cioè le attività che offrono ospitalità come resort spa oppure le attività che non consentono l'ospitalità come le day spa o club spa. Partiamo dal servizio che è valido per le strutture che offrono ospitalità, quindi occupazione media annua o stagionale. Facciamo un esempio su una struttura che abbia 100 camere. Immaginiamo un'occupazione del 60% medio, naturalmente le camere sono tutte doppie, se sono occupate interamente il volume sarà di 120 persone, quindi il volume sul quale impostare i ricavi è di 120 probabili fruitori. Questo numero è teorico, infatti esistono anche ancora diverse variabili che riducono la fruizione della nostra attività. Una variabile determinante ad esempio è il prezzo camera. Qui più il prezzo è alto e più la fruizione spontanea è alta. Dunque Giulia, le percentuali indicate sono quindi da applicare al tipo di struttura a seconda della quantità delle camere? Abbiamo un indice di permanenza, quindi questo indice caratterizza tipi di strutture diverse o meglio localizzazione delle strutture. Per esempio possiamo distinguere in Italia tre tipologie: strutture turistiche in cui i fruitori hanno motivazioni essenzialmente turistiche, strutture metropolitane in cui i fruitori hanno motivazioni di business, passaggio, artistiche, eccetera, strutture termali o in aree non
prettamente turistiche con motivazioni diverse. Sicuramente l'indice di permanenza è più alto nelle strutture a vocazione turistica, che arrivano anche a 6-7 giorni, anche se non di media. Hanno però quasi tutte una stagionalità corta dovuta al tempo, infatti se sono al mare arrivano anche 5-6 mesi di apertura, se sono in montagna, anche se sono aperte 5-6 mesi, hanno però due aperture. Nelle strutture metropolitane l'indice di permanenza è assolutamente più basso e i direttori lottano per avere una permanenza che arrivi a 2 giorni. Queste strutture sono anche caratterizzate dalla mancanza di occupazione nei weekend, tranne poche eccezioni per quelle strutture che si trovano in città, che sono sedi di fiere commerciali importanti come Milano, Bologna, Napoli, Bari, eccetera. Per le strutture termali o in località amene, la permanenza sarà mediante sui 4-5 giorni, ma con una prerogativa che sono quasi sempre aperte tutto l'anno, con al massimo una chiusura tecnica di un mese. Poi abbiamo anche le tipologie di nazionalità. Le tipologie hanno un'importanza per i tipi di cultura dei clienti. Dalla nostra esperienza diretta di management e di gestione in outsourcing, le nazionalità hanno culture e modi diversi di approcciarsi al benessere. Soprattutto esiste una diversità di culture, come ad esempio il cliente dei United States è anglosassone. È un cliente metodico che dedica al corpo un certo tempo al giorno. Gli uomini prediligono i massaggi piuttosto energici, le donne prediligono il viso e hanno un particolare interesse per le mani e le unghie. Il cliente di stampo tedesco invece, sia uomo che donna, ha una cultura prettamente verso i trattamenti caldi, partendo dalla sauna o fanghi seguiti da manipolazioni. I clienti sudamericani hanno una cultura chirurgica del corpo, infatti hanno ottimi chirurghi, quindi gli uomini prediligono il fitness e le donne il viso. I rassodamenti, le modifiche estetiche vengono eseguite dal cliente ad un'età perfettamente giovane. E i clienti latini invece, tra cui noi italiani, siamo i meno acculturati nel settore, non dedichiamo tempo al nostro corpo in modo organizzato e ordinato. Si avvicinano quindi in modo emozionale, scegliendo un evocamento dal menù. Poi abbiamo una variabile economica. Come abbiamo visto, il target economico del cliente è quasi sempre determinato dalla qualità della struttura e quindi dalle stelle assegnate, anche se in Italia il valore della classificazione è difficilmente comparabile a seconda delle zone e dei servizi. Le strutture che non hanno ospitalità, che quindi offrono un prodotto, devono valutare e calcolare il volume possibile sul quale fare le previsioni di flusso. Valutare il volume vuol dire immaginare che la struttura e la sua ubicazione sia al centro e intorno si deve immaginare un'area con un raggio che può essere di circa 25 km, ma soprattutto controllare la viabilità che ne consegue. Il margine di tempo per la raggiungibilità della struttura non deve essere superiore ai 30 minuti. Naturalmente esistono eccezioni che valuteremo e descriveremo, diciamo, quando si presenteranno. All'interno dell'area presa in considerazione si calcola per ogni cosa il volume totale che corrisponde alla popolazione residente. Questo dato si ricava dalla popolazione dei comuni che sono interni al nostro cerchio teorico. Si controlla la quantità di donne e uomini, i single, la popolazione scolastica e comunque gli individui dall'età di 25, 28 a 65 anni. Avremo quindi un dato assoluto numerico. Sempre all'interno del nostro cerchio teorico dobbiamo verificare tutte le attività che offrono bellezza e benessere, come centri istituti estetici, palestre, piscine, dei spa, dove c'è un competitor diretto, resort spa dove c'è sempre un competitor diretto. Adesso è necessario riuscire a valutare la qualità di fruitori per attività, il valore della spesa pro capite e la quantità di addetti. Come fare ad avere questi dati? Allora, con interviste telefoniche, ad esempio, tutte le attività che non saranno in numeri molto elevati, dato l'ampiezza del territorio. Nel caso l'area presa in considerazione comprenda città ad alta densità come Milano, Torino, Roma, eccetera, i numeri possono essere comunque elevati. Consigliamo di fare tutte le interviste, ma se fosse troppo onerosa si può passare a statistiche su almeno il 30-40% del totale. Andiamo comunque ai particolari. Quindi centri esterici che contengono dei risultati ricavati dall'intervista, quindi quanti sono gli addetti ai trattamenti, presumendo che lavorino 8 ore ne consideriamo attive 6, qual è il valore medio dell'ora lavorata, oggi teniamo conto di 50 euro l'ora. A questo punto si calcola la quantità di ore attive, giorni, e si moltiplica per il valore dell'ora. Le ore attive si sommano
per tutti i centri e istituti, così avremo un totale appunto di zona. Avremo ottenuto il ricavo presunto di giorni che moltiplicato per almeno 26 giorni ci darà il totale mese del ricavo, il risultato dell'intera zona preso in considerazione. Giulia, tu hai usato un termine, fruitori, ma quindi quanti sono i fruitori? Nel nostro caso si calcola che se ogni ora viene considerato un passaggio, un cliente normale si reca almeno due volte in un mese al centro o all'istituto, pertanto il totale delle ore attive mese si divide per due e si ha il numero di fruitori presunto nella zona presa in considerazione. Quindi palestre, ad esempio, si contano tutte le palestre che sono all'interno della zona, a questo punto si inizia con le interviste, contenuto appunto che viene fuori è la quantità di abbonamenti, il valore medio degli abbonamenti, la quantità di ingressi singoli, il valore di ingresso singolo, poi abbiamo le piscine, si procede come per le palestre, la quantità di abbonamenti, il valore medio sempre degli abbonamenti, la quantità di ingressi e il valore di ingresso singolo. L'unica differenza è che qualche piscina è all'esterno e quindi ha una stagionalità rispetto a quelle coperte. Poi abbiamo le day spa, per queste attività che sono competitor dirette è necessario dividere l'intervista in due richieste. Una è per quanto riguarda i trattamenti e si procederà come per i centri o spa, e in un'altra per il controllo degli ingressi e all'area umida. Naturalmente anche qui si arriverà al calcolo mensile sia dei ricavi che del numero di clienti. Poi abbiamo il resort spa, dove si procede nel sapere quanti resort sono aperti anche ai clienti esterni, infatti per quello che offrono sono solo un servizio, non è necessario approfondire dal momento che non vengono considerati competitor. La valutazione sarà fatta come per le spa, ma quando si arriva al risultato finale tra ricavi e clienti si dovrà dividere per due il risultato. Il motivo è che la spa non impegnerà più del 50% della sua potenzialità per assorbire i clienti esterni, altrimenti si andrà verso una difficoltà di ricezione dei fruitori dei clienti hotel. Si può riassumere, diciamo, tutti i dati man mano che vengono formati in un form che solitamente si crea all'interno del centro. A questo punto abbiamo risultato abbastanza vicino alla realtà del volume del mercato. Giulia, quindi tutto dipende anche dal tipo di spa che si ha all'interno. Diciamo che adesso, dopo tutte le volte che si è entrata nello specifico, direi che la consulenza serva anche, lo dico anche per i nostri ascoltatori, visto che oggi stai facendo delle risposte molto dettagliate, che la consulenza, insomma, serve anche a capire meglio questo, cioè in base a quello che uno decide di creare, che sia all'interno del proprio hotel o anche no, insomma. Sì, infatti, l'importanza della consulenza è un valore che non si dovrebbe mai sottovalutare per far comunque capire e comprendere insieme all'imprenditore quale sia la scelta giusta da fare. Una curiosità, ecco, che la chiamo così, no? Per quanto riguarda anche un po' il tuo lavoro, è sul tempo che richiede appunto una tua consulenza così seria, così precisa, così dettagliata. Quanto tempo richiede appunto questo tipo di servizio? Beh, le mie durano un massimo di 45 minuti per comprendere bene assieme a cosa si va incontro e cosa si potrebbe realmente realizzare con quello che si possiede già anche. Beh, è un intervento importante che poi si trasforma, diciamo, in realtà, perché al di là delle parole, uno dice, ma allora quindi 45 minuti, facciamo una chiacchierata così, ma non è solamente una chiacchierata, perché poi si trasforma all'atto pratico, poi in quello che diventerà la struttura, è, diciamo, un valore aggiunto, è quello definirei così, un valore aggiunto che indirizza l'imprenditore verso la scelta giusta e anche più adatta alla sua location. Sì, sì, è importante capire bene i passi giusti che vanno fatti, soprattutto i passi giusti iniziali da fare per poi procedere con la realizzazione del tutto. Senti, una curiosità che magari esula un po' dai nostri soliti argomenti che riguardano, no, sai, il mondo della spa, del wellness, eccetera. Tu sposi molto, insomma, io ti seguo anche tramite i social, eccetera, eccetera, e anche le nostre chiacchierate, vedo che tu sposi molto il tema della meditazione, che è un momento per sé, no, verso anche gli imprenditori. È un rito che aiuta a riflettere anche un po' meglio sul tutto. È una cosa che ti aiuta anche nella tua attività? Sì, assolutamente tantissimo. Meditare vuol dire dare appunto
a se stessi, quindi regalarsi quei 15 minuti di stacco da tutto per analizzare passo passo le scelte giuste, e induco gli imprenditori a farlo una volta che hanno preso tutte le informazioni di loro interesse, e poi scegliere di procedere o no all'intervento. È veramente di vitale importanza. Sì, anche perché tu, diciamo, non è che sei proprio sola in questo percorso, tu prendi anche una squadra con te di poche persone che però sono anche scelte secondo determinati criteri, insomma, quindi potremmo dire pochi ma buoni, ecco, per portare appunto l'azienda e quindi la nascita della futura SPA verso il successo. Anche per SPA già avviate, il lavoro è un po' più duro, ma non difficile. A me piace in entrambi i casi e per i diversi problemi che si presentano. Quindi assolutamente sì, è una squadra che viene selezionata apposta, dipende dalla location, il posto in cui ci si trova e appunto le persone adatte per quella struttura che inizieranno quel lavoro insieme a me. Senti Giulia, ricordiamo adesso che hai un evento a novembre da organizzare e immagino che saranno diverse persone a volerti incontrare. Già, guarda, non vedo l'ora e sono eccitatissima dall'evento. È proprio qualcosa che, di cui sono molto felice e sono a cui lavorerò anche tanto. Beh, ma si sente dalla voce che per te è anche è un piacere per lavorare per l'evento, ma anche una sorta di orgoglio poter tornare in Italia. Spesso in Italia, per quanto riguarda alcuni settori, si dice che è un po' provinciale. Tu con il tuo tocco internazionale, insomma, contribuirai un po' a renderla meno local e un po' più globale, ecco, un po' più internazionale. Io voglio portare una realtà non chiara al mercato italiano, motivo che non fa decollare alcune spa in Italia ed anche per mettere in chiaro alcuni punti. Le spa, i centri wellness, è chiaro che sono o troppo grandi per il numero di clientela che si presenta o troppo piccole o poco accessibili, insomma abbiamo molte cose veramente da rivedere e analizzare insieme in questo meeting che si terrà. Quindi ci sarà un vero e proprio dibattito? Sì, diciamo che sarà un più che un dibattito, un confronto, un chiarimento che reputo anche molto piacevole, perché a me piacciono questi interventi e potermi confrontare soprattutto col mercato italiano e con gli imprenditori e sentire cosa li blocca e cosa non gli è chiaro, appunto. Bene, Giulia, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Ti ringrazio sempre per il tempo che ci dedichi e non mi rimane che salutarti per la prossima puntata, per il prossimo giovedì mattina. Sì, infatti noi ci vedremo appunto per la prossima puntata. Ricordo sempre per le adesioni, comunque o attraverso Mediotel Radio, che comunque parteciperà anche al meeting con noi, e attraverso insomma tutti i social che comunicheranno le varie adesioni e tutti gli indirizzi dove poterlo fare. Perfetto Giulia, non mi rimane allora dunque che salutarci, un saluto e alla prossima. Ciao Valentina e a tutti gli ascoltatori di Mediotel Radio. È arrivato il momento dei saluti, termina qui questa puntata di SPAvolution. Ringraziamo la SPA Supervisor e fondatrice di SPAvolution, Giulia Randazzo, e ricordiamo agli ascoltatori che, per chi volesse una consulenza, è possibile contattarla attraverso il sito www.spaevolution.it oppure visitando il sito www.wellness5stelleluxury.it. In entrambi i casi, inserendo i propri dati, sarete ricontattati entro breve direttamente da Giulia Randazzo. L'appuntamento con SPAvolution è per giovedì prossimo alle ore 10. Ora vi lascio alla musica di Mediotel Radio. Un saluto da Valentino e a presto!